Trasformazione digitale e sostenibilità sono le principali sfide per la crescita del nostro paese. In che modo gli ETS possono affiancare e supportare questo momento di transizione in atto? Gli ETS sono essenziali in questo momento storico per superare quello che definiamo il mismatch tra domanda e offerta. Il mercato richiede competenze tecniche specifiche in ambito di transizione digitale e green e mancano le competenze, mancano i tecnici e mancano risorse per le imprese. In questo ci stiamo adoperando con una programmazione ad hoc su scala nazionale che vada a sposare direttamente i bisogni delle imprese, con certificazioni ad hoc su misura di quello che è il bisogno del mercato del lavoro. Come ha detto lei, mancano tante figure professionali altamente specializzate, soprattutto nel mondo dell'autotrasporto, dove si soffre una vera e propria carenza di autisti. Cosa si può fare per incentivare i giovani ad intraprendere questo tipo di attività anche dal punto di vista della comunicazione? Gli autisti è un problema nazionale, la carenza di autisti è un problema che riguarda tutte le regioni d'Italia. Stiamo cercando di intanto cambiare la definizione di autista. In molti ragazzi c'è una definizione old di autista. Oggi l'autista è un imprenditore di se stesso, è una vera e propria impresa. Un'impresa che ha bisogno di competenze, anche di carattere giuridico e non solo. È un'impresa che ha bisogno di certificazioni specifiche, è un tecnico. Come ITS stiamo cercando di inserire all'interno dei nostri percorsi un'attività extracurriculare che possa racchiudere anche la formazione degli autisti.